Tutti pazzi per Crazy Pizza, il famosissimo locale di Briatore che ha fatto tanto parlare di sé sia per la tipologia di pizza che offre, ma soprattutto anche per i prezzi. Oggi io, invece di andare da Briatore a mangiarmela, me la faccio a casa e vi faccio vedere come si fa. Andiamo a vedere gli ingredienti che compongono la Crazy Pizza. Partiamo ovviamente dalla farina, che non può mancare. Poi abbiamo il sale, l'acqua e infine il prezioso oro verde, l'olio extravergine d'oliva. Questo è il mio, Briatore sicuramente non ce l'ha. Ma manca una cosa, il lievito. Nella pizza del Briatore non c'è il lievito, quindi questi sono i quattro ingredienti che compongono la Crazy Pizza di Briatore. Partiamo aggiungendo l'acqua, il sale e l'olio extravergine d'oliva. Tutti gli ingredienti li possiamo aggiungere insieme e iniziamo a impastare. Ovviamente l'impasto risulterà un po' duro, quindi dovete impastare tanto per renderla morbido, per rendere l'impasto morbido. Questa è una pizza idratata al 55%, quindi bisogna un po' lavorarla per bene. Vi consiglio di usare una boule in acciaio, in maniera tale che potete lavorarla meglio, e impastate in questo modo. Lavoratela fin quando non vi accorgete che la boule sarà totalmente pulita. A questo punto la mettete sul banco di lavoro e la fate riposare una decina di minuti. Sono passati 10 minuti. Il nostro impasto non è bellissimo da vedere, quindi lo andiamo a lavorare un po' per renderlo un po' più liscio, un po' più compatto. Ci vuole poco, veramente. Vedete, lo tirate avanti e lo portate indietro. Questo lo renderà un po' più bello da vedere in superficie. Eccolo qua, è diventato più carino, no? Adesso lo copriamo e lo facciamo riposare ancora per altri 10 minuti, un quarto d'ora. Sono passati altri 10 minuti, adesso andiamo a fare lo staglio. Dobbiamo realizzare panetti da 160 grammi. Prendete una bella bilancia. Ci siamo, 160 grammi, ecco qua. E andiamo a chiudere, facciamo la pirlatura. Io uso questo metodo, se ne possono usare tanti altri. Ovviamente non sono un pizzaiolo. Ecco qua, il nostro panetto è pronto. E adesso lo andiamo a posizionare in un contenitore sigillato. Come vi ho detto prima, la pizza di Crazy Pizza non ha lievito, quindi non serve una vera e propria lievitazione perché non abbiamo appunto il lievito, ma in questo modo facciamo rilassare la maglia glutinica. Questo ci servirà poi per poterla stendere più facilmente senza l'effetto elastico. Quindi la fate riposare un'oretta, è più che sufficiente. Se volete essere proprio tranquilli, anche un paio d'ore, ma se l'avete lavorata bene, come ho fatto vedere io, già abbiamo un impasto bello morbido, bello soffice. Il nostro impasto si è ben rilassato, adesso andiamo a stenderlo. Ci servirà il mattarello perché la Crazy Pizza si stende col mattarello. Ecco qua il nostro panetto. Ovviamente non c'è stata nessuna lievitazione, come vi ho detto prima. Ma semplicemente abbiamo fatto rilassare il nostro impasto. Mettiamo giusto un po' di semola e iniziamo a stendere. Prima con le mani, in questo modo, deve essere, mi raccomando, bella sottile, sottile, sottile. Se vedete che si attacca nelle mani, aggiungete un po' di semola. E adesso il nostro attrezzo. E stendete in questo modo, vedete com'è
è ben rilassata. Mi raccomando, deve essere sottile, sottile, sottile e senza cornicione. A questo punto facciamo una bella margherita, quella da 17 euro. Mescolata di pomodoro. Io la metto un paio e la stendiamo. Vedete, dobbiamo arrivare al bordo. Mettiamo anche la mozzarella a coprire totalmente la base. C'è chi mette l'olio in cottura, chi lo mette dopo. Io preferisco metterlo dopo perché così tutti i profumi e i sapori si sentiranno perfettamente intatti. Andiamo a infornarlo. Una mia bella pala. Fornetto pronto, ce l'andiamo a infornare. Eccola qua. Chiudiamo e facciamo cuocere. La cottura è lenta, docile, ma è aggressiva, come dice Enrico Porzio, perché questa pizza cuoce intorno ai 280-300 gradi e ci vorrà qualche minuto perché deve diventare bella croccante, croccante. La nostra Crazy Pizza è pronta. Andiamo a completarla con foglie di basilico. Mi raccomando, abbondate perché ci piace. E un giro con l'extravergine d'oliva a crudo. Questo briatore non ce l'ha. Ascoltate. Eccola qua, Crazy Pizza pronta. E adesso è il momento dell'assaggio. Come vedete, è sottile, si regge benissimo, ben cotta di sotto. Andiamo a piegarla. Devo dire che per essere una pizza pratica, pronta praticamente un paio d'ore, anche meno, non è male. Certo, sicuramente a chi non fa bene il lievito, questa può essere una valida alternativa. Considerate anche, vedete, l'abbiamo fatta, come vi ho detto prima, in un paio d'ore e ovviamente deve piacere la pizza croccante, bassa e senza cornicione. A voi piace alta e soffice o bassa e croccante? Provate a casa a fare la pizza di Crazy Pizza di Briatore. E fatemi sapere se vi è piaciuta.